Salve a tutti, un saluto da Vaccinator. Sono appena uscito adesso da lavorare, sono le ore 13. Faccio una corsa a fare due lanci in un torrentino qua proprio vicino al negozio, il torrente Sturla. E ora vediamo un attimino se riusciamo a fare qualche bella trota. È un torrente di piccola portata, dove comunque è stato fatto un piccolo raduno da amici qui della zona, e quindi vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualche trota rimasta, eh? A dopo. Allora, la strada è abbastanza breve, in effetti usciamo appena appena dal centro cittadino, e come dicevo prima la battuta sarà molto rapida, anche perché come avete visto erano le ore 13 sulla partenza, sono le ore 13 sulla partenza, e entro le ore 14 io devo rientrare in negozio per fare l'apertura al pubblico. Quindi adesso vediamo un attimino di concretizzare il tutto con qualche bella cattura, e anche in maniera molto sintetica, rapida, veloce e indolore. Quindi adotterò una tecnica con esche artificiali, non certo esche naturali, e anche perché voglio dire, il pesce sicuramente sarà disturbato dai pescatori che hanno partecipato al raduno di ieri, ok? Comunque, come dicevo, il torrente è un bel torrente, è il primo anno che una nuova società di San Desiderio organizza gare, è stato dato in gestione questo torrente, che a mio avviso è anche un bel torrente, tra l'altro anche a due passi dalla città, comodo e pratico un pochino per tutti, è aperto anche a tutti quanti. Si possono insidiare chiaramente i salmoni sia con esche naturali che con artificiali, e tutti chiaramente gli amanti della pesca mosca. E come potete vedere qua, proprio in pochi minuti, infatti guardate qua l'orologio, sono 1:06 minuti, ci troviamo già subito fuori città, siamo già circondati dai monti, quindi ci troviamo già immersi nella natura. Adesso vediamo, tra pochi minuti dovremmo essere già arrivati in battuta di pesca, ok? A dopo. Okay. Allora, io adesso utilizzerò una canetta della Berzer a due pezzi, montato con un clipper dello 0,06 e un piccolo Nets del 3. Grande maggi!
un piccolo jig con il suo gommino, perché le trote che abbiamo qua sotto sono un pochino sbalizzate, punte chiaramente del giorno prima. Come avete visto, ho preso un salmerino, una bella fario, e li ho rimollati. Adesso proveremo a prendere qualche iridea molto grossa, però provando a infiliarla con la gomma, ok? Partenza va anticipata troppo. Oh, l'ho presa! Quella grossa! Infame! E vai! Ma vedi a sto? Vole! Vai, che stacco! Che ce la mangiamo! Che stacco! Grande Pippi! Commenta, Pino, commenta! Siamo sul torrente Azzurra con il vecchio. Non potrebbe mai immaginare che ci siano dei piedi in questa taglia, guardate. Non ha parole, con quella classe, Ora grande problema come tirarla su, Pino è l'unica. Un bel pesce, la salva. Rischiamo di perderla, sicuro, Io ci provo così, ma so già che la perdo, lo dico, con la punta, Dammi la canna, tengo la canna, mi costa, vai! Ah, fino all'ultimo,